Ecco a voi una nuova puntata del TG dei ragazzi. Il video notiziario mensile della nostra scuola. L'istituto. Comprensivo. Graziano. Da Chiusi. Tranquilli, solo buone notizie. Ci potete seguire su YouTube, Facebook, il sito della scuola e Teledea. Sabato 10 gennaio siamo qui al Teatro Mascagni per un'importante occasione. Il Re Senato, infatti, lo spettacolo I Mercanti di Venezia. Purtroppo all'incontro con gli attori mancherà l'attore principale, ma noi ne approfittiamo ugualmente per fargli i saluti. Ma niente panico, intervisteremo il bravissimo Franco Castellano e tutti gli altri attori. La storia del Mercante di Venezia gira intorno ad un vecchio avaro che proprio per questa capacità di non dare rimane da solo, abbandonato anche dalla figlia. La sua infatti è un'avidità che coinvolge anche i sentimenti, ma andiamo a sentire alcuni degli attori principali. Il Mercante di Venezia è un uomo molto avaro. Secondo lei questo è un peccato grave o ne esistono di peggio? Oh, l'avarizia. Sì, ecco, precisamente. Poi dopo non sono uno molto tenero in queste cose. Questo serve a loro per la allora. L'avarizia. L'avarizia negli insegnamenti che ti hanno dato, almeno quelli che sono oggi come oggi, insegnamenti comuni, a me non devi fare una domanda, è un peccato capitale, no? Sì. E allora, come noi vediamo la nostra società, lui, il mercante, nella fattispecie Shylock, non è il mercante, però insomma è un discorso complicato, Shylock è la rappresentazione di un peccato capitale che Shakespeare giustamente ha voluto sottolineare in quel periodo storico piuttosto particolare dove è stata scritta questa commedia, come una ghettizzazione, una esclusione di questi personaggi. Perciò sì, è un peccato capitale, secondo il nostro modo di vedere. Ecco qua, altra domanda, vediamo, sempre cattiva? No, questa insomma, darà spunto. Però comunque bella domanda, complimenti. Capito? Ma aspetta, di solito sono... È difficile il ruolo d'attrice sempre in giro di città in città? È difficile il ruolo d'attrice sempre in giro di città in città? Ma è molto divertente stare in giro di città in città, a parte che si vedono dei posti che non, nei quali magari non andresti, ci sono delle città dove non è usuale andare, no? Quando andiamo a fare le vacanze magari andiamo a Venezia, a Napoli, invece si vedono delle città bellissime. Ieri siamo stati a Rieti, che è una città bellissima e che non avevo mai girato. Oggi ci ho fatto una bella passeggiata, ho scoperto un posto nuovo, domani farò un giro a Chiusi. Sono arrivati gli altri. E quindi no, non è difficile da questo punto di vista, ogni tanto è faticoso. Fai la valigia, disfa la valigia, quello è un po' impegnativo, portarle, caricarle e scaricarle, ma per il resto è bellissimo. Ho capito. Grazie. Da quanti anni fa l'attrice? Di professione sono 8 anni? No, sette. Ci immaginiamo che alla fine dello spettacolo gli applausi saranno fragorosi. Come pensa che si sentirà? Io? Sempre molto emozionato. Sempre molto emozionato, sì. Come non li meritassi qualche volta, a differenza di qualcuno che invece crede di meritarne molti, insomma. Okay. Che ruolo interpreta nello spettacolo? Le piace interpretarlo? Faccio Porzia, abbiamo detto. Mi piace moltissimo, soprattutto mi piace il punto in cui mi travesto da maschietto e vado a fare l'avvocato vestita da maschio, quello mi diverte tantissimo. Faccio anche la voce tutta così. Grazie. Grazie. Ci può raccontare come ha conosciuto Giorgio Albertazzi? Ho conosciuto il maestro immediatamente dopo il primo giorno di prova al Teatro Ghione.
E ricordo che la prima cosa che ho fatto, quindi dopo aver passato il provino, insomma il primo giorno che ci siamo messi in prova, la prima cosa che ho fatto quando l'ho visto entrare in teatro, vabbè, ovviamente tremavo perché l'emozione era tanta, e poi l'ho fotografato e ho postato attraverso ovviamente il social network più diffuso attualmente una foto con scritto di lui sul palco in prova, con scritto Giorgio Albertazzi, professione attore. Bello, bello, brava, grazie. Grazie a tutti. Il teatro era una sua passione sin da quando era piccola oppure preferiva fare altre cose? Ecco, diciamo anche il ruolo, magari vabbè. Con questo? Fa lo stesso, lo stesso. No, quando ero più piccola volevo cantare l'opera, la mia più grande passione era la musica lirica, la musica classica, ho studiato prima musica, quindi in realtà non è stata la mia primissima passione. Quando ero piccolina non credevo che avrei fatto l'attrice e né pensavo che avrei lavorato nella prosa, diciamo. La mia più grande passione era la lirica, la musica. Ho cominciato piccolissima a suonare, avevo 6 anni e quindi poi ho proseguito gli studi al conservatorio e solo successivamente è arrivata all'Accademia di Teatro, quindi non potrei dire che ero, non so, una bambina che stava con il microfono sulla sedia a raccontare la poesia di Natale, questo no. Non è mai accaduto, ecco, no. E lavorare con un maestro come Giorgio Albertazzi, che tipo di emozioni si prova? Io credo che sia un'emozione unica, non vorrei dire rara, perché è veramente con lui si crea un rapporto che non è solamente professionale, è anche umano, perché il maestro Albertazzi, oltre ad essere il grandissimo artista che tutti voi conoscete naturalmente, è una persona dal grande carisma e dalla grande umanità e crea un rapporto empatico con ognuno di noi in un certo senso, perciò è sicuramente un'esperienza oltre che bellissima dal punto di vista artistico, professionale, e anche forse si ha l'occasione di avere un maestro proprio, come quasi nemmeno nelle accademie esistono più, quindi c'è la possibilità di tra virgolette rubare quello che si può dal suo mestiere, però è anche un'esperienza molto bella dal punto di vista umano. D'altronde talvolta ci racconta cose che appartengono a un'epoca che noi non sappiamo nemmeno, cioè veramente delle volte ci dice no, perché ero a cena con Franchino Zeffirelli, per dire, noi come Franchino? E quindi ci catapulta in un'atmosfera e in tempi che forse nemmeno dai nonni, perché io che non li ho potuti vivere a lungo, diciamo, i miei nonni, per me c'è anche quindi un legame affettivo. E andiamo con la prossima domanda, ci avviamo verso la conclusione, quante domande sono rimaste? Vediamo. Passo il testimone a Vanina Marini. Va bene, sì. Questa è una domanda difficile, è partita da laggiù per farmela, quindi è arrivata agguerrita. A quale modello si è ispirata? Per... Il microfono basta uno, guarda. Oh, okay. Per fare cosa? Per fare l'attrice. Sarà deludente la mia risposta, nessuno in particolare, nel senso che credo che ogni essere umano poi in quello che è sia unico e irripetibile, quindi in realtà per quanto vedere tanto teatro, andare tanto a teatro, avere dei chiari punti di riferimento sia utile, penso che poi ognuno di noi debba trovare la via migliore per esprimere se stesso sulla scena, quindi insomma non ho un modello, sicuramente in questo caso, mi ripeterò per non so quello che hanno detto i miei colleghi, l'opportunità di ascoltare i racconti, e in questo caso di Giorgio, che è la storia, è stato sicuramente un punto di riferimento e quindi sicuramente un modello, quindi forse potrei dire in questo momento a Giorgio Albertazzi, nel senso che è quello che sto vivendo in questo momento e quindi il mio punto di riferimento in questo momento sicuramente è lui. Grazie. A te. Oltre al teatro, qual è il suo hobby?
Allora, diciamo che io parto da un'esperienza un po' particolare, nel senso che sono arrivata al teatro un po' tardi perché nasco come danzatrice, quindi come ballerina, ed è sempre stata quella sia la mia passione, e ora che invece faccio teatro, che faccio l'attrice, comunque è diventato anche il mio hobby, e quindi sicuramente danzare. Poi ovviamente nella vita poi uno ha tanti hobby, come quello di viaggiare, di leggere libri. Oltre che nel Mercante di Venezia, ha partecipato ad altri spettacoli? Sì, sì, prima di questo sicuramente ad altri spettacoli. Uno che mi è rimasto particolarmente nel cuore, che è di qualche anno fa, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. È stata una commedia divertentissima che ho portato in scena soprattutto al Nord Italia, perché sono del Veneto io, e quindi quello è uno spettacolo che porto particolarmente nel cuore. Grazie. Quanto è importante lo studio per diventare attrici? Allora, per me, perché poi è molto personale, tantissimo, fondamentale, perché per quanto uno possa avere un talento, non è vero che il talento è una cosa innata. Il talento si coltiva, si costruisce, uno può avere delle attitudini, può avere più velocità a imparare piuttosto che no, e ognuno può avere il suo modo di imparare, però lo studio è fondamentale. Penso che se voi avete dei sogni, e sicuramente ce l'avete, lo studio sia fondamentale e che non ci sia possibilità di non arrivarci. Ci si può arrivare prima, dopo, si può arrivare a essere più bravi su una cosa piuttosto che un'altra, però l'impegno e la costanza soprattutto, la dedizione totale, sono sicuramente le chiavi, almeno per quella che è stata la mia storia e la mia esperienza, le chiavi vincenti per avere successo e fare tutto quello che si vuole nella vita. Grazie a voi. Grazie ai ragazzi della redazione giornalistica dell'Istituto Comprensivo Graziano D'Acchiusi, TG dei ragazzi, grazie, e ci troviamo al prossimo appuntamento. Grazie, grazie mille. Questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima. Vi ricordiamo che il TGR è visibile su Facebook scrivendosi al gruppo TGR, il TG dei ragazzi. Su YouTube cercando TG dei ragazzi chiusi più mese e anno. Sul sito della scuola www.icchiusi.it basta cliccare sul pulsante guarda il TG dei ragazzi. Su Teleidea, canale 86 del digitale terrestre, nella terza settimana del mese. Il mercoledì alle ore 20, il giovedì alle ore 12.50, il venerdì alle 13.50 e domenica alle 9.30. Grazie per averci seguito ancora una volta. Arrivederci.